Prefetto Bagnato è una persona che conosco bene da quando era commissario all'emergenza ambientale della Regione Calabria. Io ero direttore generale dell'ambiente. Credo che sia stata fatta una scelta ottimale per far sì che questo processo di fusione fra due grandi città nasca nel miglior modo possibile. Cioè, le polemiche che ci sono state sul PSA sono del parere, e gliel'ho detto anche al commissario Bagnato, che l'adozione debba essere fatta dal nuovo Consiglio Comunale, perché è un atto politico, non so, sono scelte non soltanto tecniche ma anche politiche, scelte che incidono sul territorio, e quindi deve essere la politica, il Consiglio Comunale nuovo, a decidere quale piano e che tipologia di piano e soprattutto che regole all'interno del piano ci debbano essere. Io credo che il dottor Bagnato abbia tutta questa intenzione anche lui, e quindi le cose si evolveranno nel senso positivo. Fra le altre cose, ci sono state anche dei falsi allarmi in questo periodo per quanto riguardava i servizi sociali, vale a dire gli assistenti fisici per i bambini, per i ragazzi diversamente abili che frequentano le scuole d'obbligo e per la mensa scolastica. Il commissario ha dato ampia assicurazione che tali servizi continueranno come lo sono stati in passato. Marco Le Fosse per la CNews 24.